No, no, io vado a braccio, mi sono portato delle cose, degli appunti. Vi racconterò mio padre, in sala c'è anche mio fratello. Noi siamo, Alessandro. che sta lì, Beh, Alessandro Alessandro, dai, falli Zaccherini. conoscere. Noi siamo tre figli di Roberto, io e Alessandro, figli del primo matrimonio, poi c'è Giulia. E oggi tanto voglio ringraziare Sonia di questo bel modo di ricordare papà. Il giorno del suo compleanno mi sembra un modo che a lui sarebbe sicuramente piaciuto. Dicevo a Francesca: non sono emozionato, in realtà poi sono emozionato perché ci manca, Roberto ci manca tanto. E però, quando Sonia mi raccontava di questa giornata, le ho detto, dico, ricorda che l'eredità di papà è un'eredità importante che sta nelle cose, sta in quello che lui ha scritto, sta tutto ciò che ha creato e che oggi voi in qualche maniera, derelato, avete ascoltato. Papà nella seconda parte della sua vita ha, secondo me, costruito tutto ciò che aveva preparato nella prima parte della sua vita. E grazie. E ciò che ha costruito il CRES, ciò che ha voluto fortemente con la sua intelligenza, con la sua sensibilità, con la sua tenacia, è il CRES. E questa cosa l'ha fatta grazie e con Sonia. Io questo lo devo dire e ci tengo a sottolinearlo. Cioè l'ha fatta insieme a lei. Senza di lei probabilmente il CRES non ci sarebbe stato, anzi sicuramente non ci sarebbe stato. Però io non parlo di CRES perché non ne so nulla, nonostante sia figlio di Roberto, diciamo, sappiatelo, alzo le mani. Quando Sonia mi ha detto vieni a ricordare papà, io dico vabbè, io che dico? Non so niente di energia sottile, per quanto mio padre mi raccontasse molto. Era un po' come dire lo studente somaro, mi dava i libri, diceva l'hai letto, non l'hai letto. Dopodiché, in realtà, insomma, una parte di cose le so, ma non vi voglio raccontare questo. Vi vorrei raccontare 3-4 flash su chi era Roberto. Molti di voi l'hanno conosciuto, credo quasi tutti. Chi era Roberto come persona, oltre che come fondatore del CRES, e che cosa è stato Roberto fin da piccolo. Questa cosa della cellula madre mi piace, tipicamente di mio padre, io credo, una sua tipica creazione intellettuale di ricerca. Allora vi dico che lui è, credo l'abbia detto Sonia stamattina, è vero, profondamente romano, figlio di mia nonna, che era una romana di borgo, quindi della Roma papalina. Lui era anticlericale in una maniera viscerale, mio padre. Lo sappiamo. Anche troppo, ogni tanto io dicevo. Mia nonna veniva da una famiglia che è vissuta dentro Borgo, quindi come dire, si chiamava Costantini di cognome. Immaginate dove affondano le radici di un pezzo della nostra famiglia. L'altra parte era una parte etrusca, alla quale papà teneva tanto, era mio nonno, Luigi. Che invece era un ingegnere e che con Roma ha avuto tanto a che fare, perché è uno degli ingegneri che ha tirato su il mausoleo di Augusto. Mausoleo di Augusto non era come lo vediamo oggi noi, come Piazza Augusto Imperatore, e durante il Ventennio, perché è quel periodo di cui parliamo, ci fu una grande opera di recupero archeologico di quell'area e mio nonno, papà di mio padre, è uno degli artefici di questo importante recupero del mausoleo di Augusto. Un'altra cosa che ha fatto è Via dei Fori. Papà sghignazzava tantissimo perché c'era un film che si chiamava Allarmi siamo fascisti, che era un documentario ironico sul Ventennio,
in cui si vedono i lavori del rifacimento dei fori imperiali, quindi la via dell'impero. E mio nonno, in queste immagini, no, velocizzate, tipiche degli anni 30, che passa una cazzuola d'uscio che la prende, tutto impettito, e questa cosa faceva molto sorridere papà, e sta in un documentario del. Quindi quando Sonia dice che papà è romano sul serio, romano ed etrusco. È vero che è nato vicino a Giannicolo, è nato a Monteverde Vecchio, è cresciuto qua, a Viamorini, in Prati. In realtà per lungo tempo è stato nella parte più antica di Roma, perché poi in giovinezza mio nonno è morto giovane purtroppo. Ha vissuto per lungo tempo a Via della Lungara, in uno studio d'artisti. Ci ha avuto molto a che fare con gli artisti nella sua vita, perché le due sorelle, ce n'è ancora una viva, si sono sposate tutte e due a due, secondo me, straordinari artisti, un compositore, mio zio Federico, e mio zio Vito, che è un artista invece figurativo, uno scultore. Un illustratore molto bravo. E credo che una parte delle cose che poi lui ha fatto dopo, nella seconda parte della sua vita, gli vengano anche da una sensibilità rispetto alle cose dell'arte. Se devo raccontarvi un posto dell'infanzia di mio padre, sicuramente è la casa di Santa Marinella, che è la casa della sua infanzia. Ci sono delle foto meravigliose di papà che diciamo, vestito con piccolo balillino praticamente, con un vestito bianco, corre su questo prato, casa che non credo esista, non esista più. Questo per raccontarvi, diciamo così, da che famiglia viene. Era una famiglia dove si respirava, come dire, un'aria normale. Mio nonno faceva l'ingegnere, non era di sicuro, come dire, uno impegnato in politica, e poi dopo vedremo che invece questa sarà una delle passioni importanti della vita, di Roberto. Io non vi parlo della passione che secondo me è stata quella che ha indirizzato poi la sua vita, che è appunto la ricerca rispetto alle energie sottili, rispetto alla Terra, rispetto a tutto ciò che voi conoscete. Provo a spostarmi su un binario parallelo. Di sicuro Roberto è stato una persona eccentrica, era fuori dagli schemi. Cioè mio padre aveva una curiosità che nella vita l'ha portato, diciamo così, a creare, secondo me, una biografia particolare, come quei giochi di enigmistica di cui era appassionata mia nonna, sua madre, nei quali poi devi unire i puntini. E lui ha fatto questa sua ricerca, che era una ricerca che ha toccato, come dire, aspetti assolutamente distanti tra loro, assolutamente eterogenei, anche contraddittori in qualche maniera. Quando dico contraddittorio, era contraddittorio sul serio. Ricordavo qualche tempo fa, mio padre per una vita, questo è un esempio della sua contraddittorietà, e solo i cretini non sono contraddittori, cioè gli intelligenti sono quelli che affrontano, diciamo così, a viso aperto le contraddizioni della vita e cambiano anche idea su tante cose. Me ne dico una che è un po' simpatica. Lui per una vita mi ha detto che la carne era veleno. Ma veleno assoluto, come fai? Mangi la tagliata, mangi, io poi sono un mangione, mangi la tartare cruda, ti verrà di tutto così. L'ultimo Natale, diciamo così, in cui era vivo, mi ha regalato un libro che era, si chiamava La Paleodieta. Dico, papà, ma che è sta? Dice, questa è la nuova frontiera. Dico, questa è la nuova frontiera. Dico, che mangiava l'uomo primitivo? La carne. Questo, cioè, diciamo. qualcuno che segue la paleodieta, qui non No, deve no, fare con la grande affetto, con grande affetto alla paleodieta. Io racconto semplicemente, diciamo così, due lati di una stessa persona. Papà era una persona simpatica. Mio padre era una persona davvero simpatica. Simpatica nel senso greco del termine, oltre che era divertente, era un grande battutista. Era simpatico nel senso che univa simpatos insieme i sentimenti, cioè alla fine, per quanto ogni tanto si schermasse, spesso si schermava anche con noi figli, però trovava il modo per entrare in comunicazione. Vi dicevo, no, questo unire i puntini. Nella sua vita lui ha avuto delle passioni folgoranti che lo rapivano, come poi è stato rapito dal Cresse lì, diciamo. Era assolutamente plastico questo rapimento.
e totalizzanti. E quando si applicava a queste passioni totalizzanti, ci metteva del metodo, ed era un metodo vero, cioè era uno studioso. Io gli dicevo: va, se tu domani prendi la passione per i trattori, ti cominci a leggere tutte le riviste, comprese quelle in tedesco, sui trattori. Perché era così, era veramente così. E non è mai stato naif, non è mai stato dilettantesco nelle cose che faceva. Aveva un'applicazione, un metodo che secondo me è un metodo dei grandi, no? Di uno studio continuo, approfondito. Credo che rispetto a queste materie, io non ne capisco molto, però diciamo, facendo giornalista ci ho fiuto per chi ci capisce di qualcosa, mettiamola così. Mio padre credo sia uno degli esperti, forse uno degli esperti mondiali di questo settore. Credo che la sua biblioteca, Sonia, su questi, come dire, abbia dei titoli che pochi hanno al mondo. E ribadisco, questa cosa l'ha fatta insieme a Sonia. Vi dico che, per esempio, tra queste passioni c'è stata la fotografia. Lui sviluppava e stampava. C'era un vecchio ingranditore a casa nostra, per tanto tempo lui ha utilizzato. C'è stata la geologia. Quando noi eravamo ragazzini, andavamo, poi ogni tanto si rompeva una gamba, camminando su per le vette delle Dolomiti, raccoglieva sassi, quarzi, minerali, una grande passione per le barche, le ha anche disegnate, per un periodo ha lavorato in un cantiere navale, una grandissima passione per le arti marziali. È stato in qualche maniera uno dei pionieri dell'informatica. Sì. Mio fratello e mio padre si parlavano, come dire, in linguaggi che io non comprendevo minimamente. A casa nostra sono arrivati i primi personal computer, e lui e papà li tenevano aperti. Tu vedevi una roba che insomma, sembrava un robot. Quando dico che erano passioni totalizzanti, ecco, esattamente questo. Lui entrava a fondo nelle cose. E ascoltando quello che diceva Michele prima, io credo che anche queste passioni, che non sono le tre di cui voglio parlare tra poco, siano delle passioni che in qualche maniera abbiano qualcosa di poetico e siano legate tra loro e che in qualche maniera poi hanno costruito un fondamento per quello che è arrivato successivamente, per il Cress e per la sua ricerca. Sicuramente la musica, questa è la prima passione che gli è durata per tutta la vita, passione che ha trasmesso a mio fratello, che è un ottimo musicista nonostante suoni poco, un ottimo sassofonista. Io non so chi di voi sa che Roberto era uno straordinario sassofonista di jazz, suonava molto bene il tenore, molto bene il contralto, molto bene il soprano, sax contralto, sax soprano e sax tenore. Ed era un conoscitore di jazz come pochi. C'è uno spacciatore di dischi di jazz che sta qui a Via delle Fornaci, dove siamo andati più di una volta anche con mio fratello, e papà gli dava delle chicche fondamentali che lui, appunto, essendo uno dei massimi esperti, diceva: ma tu questo lo conosci. Aveva un grandissimo amore per Dexter Gordon, chi di voi era al funerale di papà sappia che il pezzo che c'è stato alla fine era un pezzo di Dexter Gordon che ha scelto Ale. E il Dexter Gordon di Round Midnight, che papà ha amato tantissimo, è un film di Bernard Tavernier, non so chi l'ha visto, se non l'avete visto, insomma, lui l'ha amato tantissimo, un film molto poetico che racconta la vita di Bud Powell. E poi conosceva alcuni musicisti che secondo me raccontano chi fosse lui, tipo Serge Chaloff, Richie Kamuka, cioè i jazzisti straordinariamente bravi ma poco conosciuti, cioè quelli che volavano a un altro livello che i jazzisti della West Coast degli anni 60. Questo era papà. Un'altra grande passione era il cinema, questo non so se lo sapete. Noi, se ci dobbiamo ricordare alcune cose, ci dobbiamo ricordare, io e mio fratello da ragazzini, grandissime abbuffate di film, due registi su tutti, per i quali ci ha trasmesso un grande amore,
Sergio Leone e Stanley Kubrick. Io Kubrick, diciamo così, che secondo me è un genio assoluto della rappresentazione visiva delle emozioni dell'uomo. Lo vedo molto vicino a papà, anche nel suo eclettismo, no? Non ha mai fatto un film uguale all'altro. E poi era un appassionato di film anche di guerra, giorno più lungo. Quindi diceva, dai, vediamoci il film con tutti, perché in quel film ci stanno tutti. Allora, sicuramente era un divertimento di papà, però c'era dentro qualcos'altro, perché era un'impresa eroica. Io credo che lui abbia, come dire, fatto alcune imprese eroiche. Ed era un'impresa eroica che conduceva alla libertà. E il giorno più lungo era questo. Sia Sergio Leone che Stanley Kubrick sono dei geni, sono degli irregolari nel senso più bello del termine, no? Fuori dagli schemi. Hanno cambiato alcune prospettive e hanno cambiato il modo in cui si racconta l'uomo, l'essere umano. Non ci capisco tanto, ribadisco di gresso, ma credo che papà qualcosa di simile l'abbia fatto. Mi dispiace di non avergli potuto dire una frase che ho trovato, una frase recente di Sergio Leone, che secondo me lo rappresenta per la terza passione, la passione per la politica. Dice Sergio Leone: credevo in tre cose: il marxismo, il potere redentore del cinema e la dinamite. Oggi credo solo nella dinamite. Secondo me a papà questa gli sarebbe piaciuta. Lui per tanti anni, fino alla fine, l'ultima cosa che gli ho letto è stata in ospedale, un'intervista al Presidente del Consiglio, me lo ricordo. Per tutta la sua vita è stato un uomo appassionato della politica come strumento di cambiamento, passione che ha trasmesso anche a noi, a me, nella fattispecie, ma anche a mio fratello. Un uomo di sinistra, ma assolutamente libero, non si è mai ritrovato in nessuna chiesa, per quanto abbia fatto parte di un partito per tanti anni. Era libero e ci aveva un fiuto, vi assicuro, per identificare, come dire, quelli che venivano fuori e quelli che invece dopo poco sarebbero stati mandati a casa dagli elettori. Io dico sempre che mio padre non è mai stato uno schizzinoso dal punto di vista culturale, era un onnivoro, un lettore clamoroso, leggeva sempre. E questo io lo trovo uno degli aspetti più belli della sua vita. Cioè non si fermava di fronte a una cosa, diceva no, questo non mi interessa, no, leggiamo. Tu gli portavi un libro, lui se lo leggeva. E poi non era permaloso, questa è una cosa altrettanto bella. Dice mia zia Sandra, che è la sorella viva, tuo padre ti poteva telefonare, ti diceva ci sentiamo tra 5 minuti, interrompendo un discorso, ti richiamava 6 mesi dopo e riattaccava dicendo, dicevamo, questo era papà. È uno che non avrebbe mai detto, non ti sei fatto sentire, non l'avrebbe mai detto. Oppure se lo diceva così un po' gigioneggiava. Se io devo ricordarlo come figlio, mi ricordo dei viaggi meravigliosi. Papà era un guidatore instancabile. Ci fece prendere una paura una volta che andò, ebbe un colpo di sonno. Però per tutta diciamo, la prima parte della sua vita, noi abbiamo fatto dei viaggi clamorosi. Avevamo un piccolo camper, dopo vi voglio leggere un'avventura, secondo me, molto bella. Un altro libro che, se avessi potuto, gli avrei consigliato di leggere. Secondo me i grandi guidatori sono quelli che hanno voglia, cercano un momento per riflettere mentre il paesaggio cambia sotto i loro occhi. E questo secondo me era papà. Sicuramente è stato un uomo coraggioso, un uomo testardo nel senso più bello del termine, cioè pervicace nel raggiungere lo scopo che si era dato rispetto al suo percorso, ostinato. Ostinato come, diciamo così, gli scrittori sudamericani usano questo aggettivo, cioè che va, lui va, ed è andato lungo la sua strada e ha cercato la sua libertà. Io credo sia questo il senso della sua vita, una ricerca di una libertà continua, una libertà nella ricerca, ovviamente, in quello che ha studiato, in quello che ha scritto, nelle cose che ha fatto con Sonia. Chiaro che la ricerca della libertà ha dei costi, ma
lui andava avanti. E credo che questa sia un'eredità, diciamo così, anche della sua infanzia. Qui lui cercava delle cose per conto suo. Mia zia mi dice sempre che da piccolo si assentava e andava in giro a cercare insetti da sezionare e capire. Questo, formiche, ma non solo formiche, calabroni, bombi, questo lo facevamo noi in montagna quando stavamo nelle Dolomiti. È stato libero e a me piace il termine apolide. L'apolide non necessariamente uno spiantato, anzi, è un uomo che porta nella sua carovana, trasferendosi, diciamo così, metaforicamente nei vari paesaggi che incontra nella vita, un bagaglio di affetti, di amori, di persone, di libri, di temi, di scoperte. Secondo me papà è stato questo. È stato apolide, ma è stato romano fin nel midollo. Fatemi usare questo termine, diciamo così, ce lo buttiamo alle spalle, il midollo. Però lui avrebbe potuto nascere a Bruges nel 300. Non so se Sonia hai citato stamattina la Yourcenar, come mi avevi detto che volevi citare. No. Lui ha amato tantissimo Marguerite Yourcenar dell'Opera Nero. E quindi secondo me mio padre avrebbe potuto nascere a Bruges nel 300, a Firenze nel 500, a Vienna tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, a New York negli anni 20, così avrebbe avuto 20 anni negli anni 40, magari suonava con Charlie Parker e Dizzy Gillespie quando nasceva Bebop. Avrebbe potuto nascere a Samarcanda, ad Alessandria d'Egitto, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, lui amava tantissimo Borges, o a Reykjavik, il ricordo, diciamo così, di viaggio al centro della Terra. Che ha amato ed è uno dei libri che secondo me lo ha anche segnato, l'ho letto da piccolissimo. Nell'82 noi facevamo un viaggio, un camper in Francia, viaggio straordinario durante il quale vedemmo in uno squallido bar di Metz, nel centro del massiccio centrale, la finale dei mondiali, e con papà ce la siamo ricordata per tutta la vita, perché eravamo un gruppo di amici, e quattro ubriaconi francesi completamente disinteressati alla partita, con Italia e Germania, molti di voi ricorderanno. E viaggiavamo con un camper piccolissimo, un vero camper degli anni 70, un po' fricchettone, molto simile a questo. Nello stesso anno uno scrittore argentino che si chiama Julio Cortazar fa un viaggio che secondo me sarebbe molto piaciuto a Roberto. Lui e la sua compagna entrano nell'autostrada Parigi-Marsiglia e decidono che la percorrono tutta dall'inizio alla fine senza mai uscirne, e dura un mese questo viaggio, e loro stanno lì dentro, quello è il loro universo, chiedono permesso all'autostrada e l'autostrada manco gli rispondono. E questo libro che si chiama Gli autonauti della cosmostrada, un viaggio quasi fantascientifico, no? Surreale, è il racconto di questo viaggio. Loro si fermano nelle piazzole di sosta, nelle aree di servizio, nelle aree di parcheggio che tra l'altro mio padre apprezzava tantissimo, le trovava elegantissime. E questo viaggio qui viene raccontato in questo libro, ed è dell'estate dell'82, e si conclude con una frase che io vi vorrei leggere, un po' lunga, perdonatemi. Di fronte a domande inquietanti ci siamo detti molte volte che se avessimo tenuto presente quelle possibilità, la spedizione sarebbe stata un'altra cosa, forse migliore o peggiore, ma non ci sarebbe stato questo crescendo di felicità e di amore, da cui siamo usciti così colmi che niente dopo, nemmeno in viaggi incredibili e in ore di perfetta armonia, ha potuto superare questo mese fuori dal tempo, questo mese interiore in cui, per la prima e ultima volta, abbiamo saputo cosa fosse la felicità assoluta. E magari proprio per quella ragione abbiamo capito senza parole che forse avevamo fatto questo viaggio obbedendo senza saperlo a una ricerca interiore che avrebbe assunto diversi nomi sulle labbra dei nostri amici. Abbiamo capito che a modo nostro avevamo fatto un'azione zen, avevamo cercato il Graal, avevamo individuato le cupole d'oro di Orplid,
e che tutto era stato fatto proprio perché non l'avevamo né pensato né cercato né proposto, perché l'amore e l'allegria ci riempivano troppo per lasciare spazio a un'ansia di ricerca. Avevamo trovato noi stessi e questo era il nostro Graal sulla Terra. Grazie, buon compleanno, papà.